Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy tenemos la gran alegría y ese gran honor de tener con nosotros al arzobispo metropolitano de Bucarest, su excelencia Monseñor Aurel Perca. Monseñor va a estar con nosotros en esta reunión. Vamos a tener la oportunidad de escucharlo y de saber tantas opiniones acerca de nuestra iglesia y acerca del trabajo también que hacemos todos en la misión Rúa. Monseñor Aurel, pues nació en agosto de 1951. Es más, está hoy de cumpleaños porque nació el 15 de agosto de 1951, la fiesta de la Asunción de María. Entonces, pues qué alegría y qué coincidencia también que lo podamos tener aquí con nosotros. Fue ordenado sacerdote en 1979 en la diócesis de Ischia, en Rumanía. Luego pues estudió en Roma, donde se licenció en Teología Patrística en 1983 en el Pontificio Instituto Oriental y también en Teología Moral en 1985 en la Academia Alfonsiana. Bueno, fue vicario sacerdote en Bacó, en Rumanía, y después de sus estudios tuvo varios cargos en las diferentes en la diócesis de Lazio, fue canciller episcopal, profesor de teología moral y patrología, y fue desde 1994 vicario general. El 28 de septiembre de 1999 fue nombrado obispo auxiliar de la diócesis y luego siendo consagrado el 8 de diciembre de 1999, también una fiesta de la Virgen. Desde este año, en enero, pues ha sido nombrado por el Papa Francisco como arzobispo metropolitano de Bucarest. Le damos la bienvenida, Su Excelencia, y para nosotros, como le dijimos, es un gran honor tenerlo con nosotros, además, pues porque nuestro director espiritual de la misión y fundador también de Misión Rúa Foundation, el padre Claudio Barbut, está encarnado en la diócesis de Bucarest y, por supuesto, con todo el apoyo de usted y de toda la diócesis en este trabajo que todos estos misioneros, que todos los misioneros RUA en el mundo estamos haciendo. Muchas gracias por estar con nosotros, Su Excelencia, y bueno, le damos la palabra al Padre Claudio. Benvenuto, Eccellenza, ha fatto onore a una presentazione e e ringraziamo come missione RUA e tutto quello che sta facendo per la diocesi, per la Chiesa Cattolica. E gli diamo la parola perché così possa parlare a tutti noi con il suo indole, no? Tan speciale, nato in un giorno della Vergine Maria, come arcivescovo di Metropolita di Bucarest, e a tutta la missione di tutto il mondo. Li vogliamo sentire le sue parole. Bene, grazie di cuore per questa bella presentazione della mia breve biografia. Certo che ho tanti anni di sacerdozio, 41, però sono contento che questa sera posso entrare in collegamento con voi, con la missione RUA, perché da quando sono arrivato a Bucarest ho avuto l'occasione di parlare sempre sia con il mio segretario, ma anche con te, Claudio, di questo bel servizio che voi fate attraverso la missione RUA. Perciò saluto tutti i membri, tutti che questa sera sono in collegamento con noi, possiamo parlare, possiamo così conoscere meglio voi, ma anche voi conoscere me. Le estoy agradeciendo por poder darme esta oportunidad de conocer vuestra misión RUA y que gracias por la presentación de esta mi vida de 41 años de sacerdocio y de poder comunicar ahora con ustedes porque me han hablado tanto el secretario como también el padre Claudio, me han hablado de la misión RUA y ahora os puedo conocer personalmente y puedo conocer la misión en general y transmitir este saludo a todos. Cu plăcere, vreau să aud întrebările, dar mai mult decât întrebări, vreau să avem așa o discuție
Pentru că cred că sunt multe lucruri pe care eu pot să le comunic, dar mai ales să le aud și eu din partea voastră. Pardon, am vorbit în limba română. Sì, ho parlato in romeno, devo cambiare sempre un po' questo chip. Certo che sono domande fatte da Claudio, però vorrei essere in una discussione molto libera e sono volentieri qui per parlare e discutere su diversi problemi vostri e nostri. Estoy aquí para escuchar vuestras preguntas, pueden ser también hechas por libremente, sin problema, porque yo quiero escuchar también y quiero no solamente hablar, pero también escuchar a cada uno de vosotros con libertad. Nora, vamos a empezar con las preguntas. Nora nos hace la primera pregunta y Su Excelencia nos responde. Primero que todo, nos permitimos felicitarlo en su día de cumpleaños, la Asunción de María. Es un día muy especial también, pues, para toda la iglesia. Y quisiéramos, primero que todo, pues, nos hable un poco de esta fiesta tan bella, que es la gloriosa Asunción de la Virgen María. Prima di tutto, le vogliamo augurare tanti auguri perché lei è nato nel giorno della Vergine Maria. E che ci può dire di questa bella festa dell'Assunzione? Come lei vive quando è al compleanno e anche con la Vergine Maria assunta al cielo? Sì, mi considero sempre un fortunato, ma senza il mio merito. Sono nato, sì, certo, nel giorno della Madonna, e questo è un privilegio per me, e perciò ho avuto sempre così la grazia di essere protetto dalla Vergine Maria, soprattutto che i miei anni iniziano proprio nel giorno della sua festa, ma anche perché ho anche due punti di riferimento nelle feste della Madonna. 8 dicembre 1999 sono stato consacrato vescovo come vescovo ausiliare e sempre un giorno della festa di Maria, 21 di novembre, l'anno scorso, sono stato nominato arcivescovo metropolita di Bucarest. Forse si può tradurre? Sì, Es dopo il. muy importante que yo tengo muchas cosas con la Virgen María porque nací el 15 de agosto en la Asunción, pero también fui nombrado y recibí el nombramiento de obispo el 8 de diciembre como obispo auxiliar de Iași. Y también el Papa Francisco me nombró el obispo metropolitana de Bucarest el 21 de noviembre. Así que todo tiene que ver algo con la Virgen María. Da, este osservatoare pentru mine totdeauna de referință și întotdeauna de când m-am întors de la studii din Roma, de la Roma, e una festa molto importante per me, da quando sono tornato da Roma, sempre ho festeggiato il mio compleanno presso un santuario di Cacica, nel nord della diocesi di Iași. E lì ho potuto vivere accanto a tanta gente, migliaia di uomini e di donne, che ogni anno per la festa della Madonna di 15 d'agosto vengono per venerare la Madonna e anche per portare i loro problemi presso il santuario, presso lì dove lei sempre accoglie come figli tutti i credenti. E così questo anno certo che sarò un po' lontano da questo santuario, però andrò in una parrocchia che ha la festa patronale proprio l'Assunzione di Maria in cielo, così che anche questo anno voglio essere vicino a una chiesa, a un santuario dove posso ringraziare Dio per il dono della vita e la Madonna per la sua protezione particolare. Desde cuando volví de estudiar a Roma, yo celebré mi cumpleaños en un santuario diocesano de la diócesis de Iași, de donde nació Su Excelencia, y todos los años iba allí a celebrar su cumpleaños con la Virgen María en el santuario más importante de la parte moldava de Rumanía. Y desde entonces, y lo celebro, pero ahora es arzobispo metropolita de Bucarest, en otra diócesis. Entonces,
Este año va a ir en una parroquia que la padrona es la Virgen María Asunta al Cielo, para dar gracias a Dios por mi vida, dice Su Excelencia, y para también festejar al lado de la Virgen, porque aunque no sea un santuario la iglesia donde voy a ir, pero sí que es un lugar de la Virgen María, de la nueva diócesis donde él está sirviendo con alegría. Sì, devo dire ancora qualcosa su questo aspetto della festa della Vergine Maria. Io quisiera domandarle una cosa. Io come sacerdote ho scoperto la forza del rosario, forse non dall'inizio, sino un po' più tardi, no? Non del primo giorno del sacerdozio, ma con il Giovanni Paolo II ho scoperto che è importante pregare il rosario ogni giorno. E da anni, già 3 anni, sto facendo questo. Che importanza pensa per un sacerdote e per un laico o famiglia pregare il rosario nella famiglia? E sto preguntando a Sua Eccellenza che è importante essere il rosario. Ho detto che mi vida sacerdotale al principio io non rezava tanto il rosario, e poi poco a poco con Juan Pablo II apprendi che tiene che rezare il rosario cada día. Che importanza è per una famiglia, per un sacerdote, rezare il rosario cada día? In parole semplici, il rosario è una catena che ci tiene collegata alla Madonna. Certo che abbiamo questa corona non troppo lunga, però è molto importante per essere in collegamento sempre con la nostra Madre Celeste. E così nella pietà dei fedeli c'è sempre questo desiderio di avere una preghiera speciale verso la Madonna. Ma sappiamo che il rosario è un Vangelo un po' meditato che ci presenta la vita di Gesù insieme con la Maria. Ecco, allora possiamo dire che, come si diceva, che il rosario è un po' la Bibbia di quelli che non sanno leggere, perché ripetendo l'Ave Maria sempre pensano a diversi momenti della vita di Gesù, ma anche quando la madre sua era vicino a Gesù. E per noi è importante allora, sia come fedeli, come sacerdoti, ma anche come vescovi, di avere sempre questa preghiera che ci fa molto vicini a Gesù e a Maria. Pregando il rosario ogni giorno, noi ci mettiamo sempre in sintonia con la Madre di Dio, perché la Madre di Dio ci porti i nostri desideri, le nostre intenzioni presso il trono del suo figlio. E allora io dico che sempre per un sacerdote, per una persona consacrata, ma per ogni laico, ogni credente, è importante avere la preghiera del rosario come una preghiera importante nella sua vita. Sua Eccellenza nos aconseja il rosario dicendo che è de hecho una vida di Gesù meditata. Meditada con la mano de la Virgen. Es una cadena que nos lleva al lado de la Virgen, nos encadena al amor de la Virgen y nos ayuda y nos defiende. También es una forma de rezar o Biblia, una Biblia para las personas, muy simple, para todas las personas, para entender la vida de Jesús. Y es muy poderoso para las familias y también para todas las los sacerdotes, normal, la iglesia, de rezar, porque es una forma de entrar en la vida de Jesús y caminar con la Virgen, con su madre, para saber amar a Jesús. Su Excelencia, usted como ahora arzobispo metropolitano, tiene tantas ocupaciones, tantas responsabilidades con los fieles, pero queremos saber cómo inició precisamente esa vocación de servicio a la Iglesia a través del sacerdocio. Nora está demandando a Su Excelencia de la su vocación, cómo ha iniciado y qué ha sentido con esta llamada, cómo ha llegado para servir en la Chiesa, al inicio da seminarista, después como sacerdote y vescovo. Sí, la historia de la vocación es muy diversa. Per alcuni inizia nella
nel periodo della fanciullezza, quando siamo piccoli piccoli, quando io ho un sogno per fare il prete, ma per altri arriva un po' più tardi, forse attraverso diversi contatti con sacerdoti, persone buone che ti consigliano seguire una via particolare, quella di sacerdozio. Per E me se un mi punto. permette, così faccio traduzione, se no si perde molta informazione. Sì, benissimo. Quando era más pequeño, io stavo sicuramente con un sogno di essere sacerdote, y el Señor me puso en camino sacerdotes y también un ambiente, ¿no? Muy cercano, y así yo me acerqué un poquito a lo que es que quiere servir a la iglesia. Seguramente en la infancia, en la parroquia, todo, pero esto ha sido un camino. Sì, sempre c'è un piccolo seme che è l'inizio della vocazione, però c'è il seminario che ti fa maturare questo seme, e durante il seminario nascono anche i progetti futuri per come fare meglio alla gente, come compiere il ministero di sacerdote. E tanti sogni ci sono durante il seminario, e poi che si vedono concretizzati durante la vita del sacerdote. Certo che c'è una differenza tra, diciamo, una differenza tra teoria e pratica, ma bisogna sognare durante il seminario per poter dopo lavorare bene per la gente. Lo que él soñaba así cuando veía a los sacerdotes, decía que la están haciendo bien a la gente, ayuda a la gente. Entonces así entró en el seminario, pensando, voy a ayudar a la gente y Jesús puede ayudar así. Pero claro, eran como unos sueños, eran como, claro, entrando y era una teoría, dice su excelencia. Una teoría que todavía no se llegaba a la práctica, era como un seminario, sabéis bien, se estudia, se reza, pero no más esta cosa. Y entonces era un proceso y él entendió ese proceso. Sì, bisogna sognare sempre perché così possiamo anche fare progetti. Certo che quando vieni in contatto con gente, sono i giovani, sono i bambini, sono i malati, sono gli adulti, che ti fanno allora mettere in pratica ciò che hai imparato in seminario. E così anche durante il sacerdozio si può dire che si impara molto per servire la gente. Poco a poco, una vez que fui ordenado sacerdote, acercándome del dolor de la gente, del enfermo, de las familias, de los mayores y también de los niños y de los jóvenes, aprendí prácticamente cómo se sirve el pueblo de Dios. Y así me acerqué a la realidad del sacerdocio de pastoral, porque eso, ser pastor es escuchar las ovejas y tener olor de oveja, como decía el Papa Francisco. Bene. Juan Carlos y Isaac, ellos son una familia de Venezuela, viven en Estados Unidos y trabajan allí y ellos van a hacer también otra pregunta. De Venezuela, Juan Carlos y Isaac le fanno le domande y loro vivono en Stati Uniti. Muchas gracias. Gracias, padre. Bueno, feliz cumpleaños de nuevo, Su Excelencia. Tanti auguri, Eccellenza, di nuovo. Muchas gracias. Sí. Bueno, veo que compartimos un poco el amor por los libros. No sé qué. Excelente. Anche a noi ci piacciono i libri, vedo che anche lei dietro ha tanti libri e io anche dentro. Muy bien. Su Excelencia, ¿nos pudiera compartir un poco cómo ha afectado la pandemia del COVID-19 a la arquidiócesis de Bucarest y también a Rumania en general? Ci può dire, Eccellenza, come ha affettato il coronavirus, la pandemia, la società in Romania, ma anche la Chiesa? Sì, una triste esperienza, come dappertutto nel mondo, anche Romania è stata colpita da questa pandemia di coronavirus. Naturalmente che anche la Chiesa ha sofferto, così anche come
tutte le diocesi del mondo hanno dovuto sospendere per quasi 2 mesi le celebrazioni con gente. È stata una sofferta perché vedendo la chiesa vuota e parlando praticamente ai banchi, era un modo così forse insolito di vivere la messa, e soprattutto che io ho dovuto celebrare ogni domenica quella messa principale che per fortuna qui a Bucarest è stata trasmessa per la televisione. Es un momento también doloroso, porque celebrar 2 misas con nadie en la iglesia, decía su excelencia, con los bancos, es un poco triste. La ventaja de Bucarest es que, como tiene medios de comunicación buenos, han podido transmitir por la tele la misa desde la catedral, pero una sensación un poco triste estar en la iglesia y vacía con los bancos y transmitir con videocámaras, pero esta es la situación en cual la tenemos que adaptar. Sí, non mi immaginavo che anche questo modo di essere con la chiesa vuota potevo essere in comunione così profonda con la gente. Dopo che noi avevamo avuto l'occasione di andare nelle parrocchie, tanta gente mi diceva: "Oh, eccellenza, abbiamo seguito sempre la messa, siamo stati così fortunati, siamo molto felici." E così ho visto che anche questo modo, anche questo periodo di pandemia, praticamente ha fatto la gente vivere la fede, seguendo per la televisione queste trasmissioni della cattedrale, ma sempre con un profondo rispetto per la celebrazione eucaristica. Para mí fue una sorpresa darme cuenta que, aunque yo físicamente pensaba que nada, no está la gente, pero después de este periodo, cuando me encontraba con la gente, me decían: "Gracias, Excelencia, por la misa, lo hemos visto por la tele, hemos sentido a Jesús. Gracias porque de verdad nos transmitió la palabra de Dios y hemos sentido la cercanía." Quiere decir que es sorprendente cómo esa se puede construir también en estas formas nuevas, ahora, por un periodo, pero sí que se puede transmitir a través de estas ondas tanto beneficio y tanta ceremonia, ¿no? Y la gente alegre, y para su excelencia decía, me estaba sorprendiendo que esta gente era tan alegre, tan contenta por haber escuchado la palabra de Dios. Sí, oltre questo aspecto, diciamo, delle celebrazioni, e anche tutti gli aspetti della vita sociale, forse per noi è stato un dolore che non potevamo continuare i programmi pastorali, le catechesi con i giovani per prepararli al sacramento della confermazione, oppure con i bambini come preparazione per la prima comunione. Non abbiamo potuto poi seguire i giovani che facevano preparazione per il matrimonio. Hanno sospeso praticamente anche la celebrazione del matrimonio, e così anche, diciamo, che è stato un periodo molto sofferto. Speriamo che adesso che siamo un po' più liberi non torniamo più a questa esperienza molto triste. Sua Excelencia dice che speriamo che non volviamo a questa esperienza triste, però la pastoral soffrì bastante, porque eran catequesi para los niños de la primera comunión. Como sabéis, Juan Carlos y Isaac tienen un niño de la primera comunión que tuvo que hacer en esta situación. También la confirmación y también los matrimonios. Algunos matrimonios se tuvieron que suspender además. Y esto es doloroso porque es un periodo difícil, pero también al mismo tiempo nos hace aprender cosas. Un'altra domanda, Juan Carlos e Isaac. Sì, una pregunta relacionada, Su Excelencia. En este mundo que parece que va a seguir así por un buen tiempo, de no estar en persona y seguir desde la casa
o haciendo entrevistas como esta, aunque esté Santa Clara protegiéndonos y orando por nosotros. ¿Qué recomendaciones nos haría en este nuevo forma de asistir a la iglesia y de vivir como católico? En esta nueva forma, ¿no? Porque sembra, dice Juan Carlos, que es vero, por un periodo dobbiamo estar en esta situación por sicurezza della salute. E come possiamo noi vivere la fede adesso, stando un po' più in casa, un po' meno riuniti in la chiesa per queste cose, e come possiamo noi crescere nella relazione con Dio, sapendo bene che anche il lavoro dobbiamo farlo della casa pure. Sì, nonostante questo momento doloroso che ci ha tagliato praticamente dalla pratica esteriore, abbiamo avuto il modo di riscoprire di nuovo cosa vuol dire la chiesa domestica. Abbiamo insistito, ma forse anche adesso c'è spazio per insistere su ciò che vuol dire la chiesa di famiglia, genitori, bambini che pregano insieme, che vivono insieme momenti anche di riflessione, vivono insieme momenti di condivisione, perché non potendo comunicare con gli altri possono interiorizzare meglio diversi valori della famiglia. Così ho visto che molta gente che non poteva andare più in chiesa ha sentito che anche nella famiglia si può pregare, si può fare una riflessione sul Vangelo, si può interiorizzare meglio la parola di Dio. Dico anche la preghiera, dico anche il senso del sacrificio che si vive forse condiviso con tutti i membri della famiglia. Certo che... Sì, permette la traduzione. Sua Eccellenza dice che a lo mejor esta situación, ¿no?, ha hecho desarrollar mucho más la iglesia doméstica, es decir, rezar más con los niños. Hasta si no se participa en la misa, pero se puede comentar la palabra y se puede hacer como una reflexión con los niños y crecer en la iglesia doméstica como relación, como familia, y que es muy útil que, porque esto presupone también un poquito de reunión, ¿no?, de unidad, de hacer que la vida nuestra sea más iglesia, pero también reflejo en la familia. Y podemos sacar, creo que, más cosas positivas, ¿no?, de esta situación. Sí, adesso que è finita questo periodo, forse diciamo di emergenza sanitaria, abbiamo la possibilità di andare in chiesa, ma però non possiamo continuare con quel programma pastorale normale. Certo che facciamo qualcosa, però troppo poco, perché vogliamo essere molto attenti a non contribuire alla propagazione di questo virus. Siamo attenti con i giovani, siamo attenti soprattutto con i bambini, però abbiamo adesso la messa, abbiamo la possibilità di pregare, rispettando anche quelle misure sanitarie, che sono di prevenzione contro il coronavirus. È una situazione che sta come misa, come Santa Misa in Romania, ora si può celebrare con precauzioni, con distanze, però sì, si può celebrare. In cambio, stiamo in un processo lento di integrare le forme pastorali come prima comunione, confirmazione e altre forme pastorali che vanno a llevar más tiempo, por eso se presupone un poco más rezar en la familia. Sí. Claudia, muchas gracias, Juan Carlos e Isaac. Claudia Bernal desde Londres le va a poner una pregunta o dos y le escuchamos. Tiene que abrir el micrófono. Sí, bueno, Su Excelencia, ¿cuál cree que sería la mejor forma o el papel del laicado en este momento, especialmente después de la pandemia y para los tiempos que estamos viviendo, ¿cuál sería el papel y nuestra labor y la forma de ayudar a la iglesia, la mejor forma de ayudar a la iglesia y a los sacerdotes en este momento?
Eccellenza, come possiamo noi come laici in questo momento aiutare di più la Chiesa in questa situazione che non possiamo partecipare molto alla messa, le cose, però come possiamo aiutare di più la Chiesa? Certo, sono tante forme in cui noi ci aiutiamo come cristiani, come uomini. Certo, c'è l'aiuto spirituale, prima perché dobbiamo anche pregare per poter superare le difficoltà, momenti di difficoltà nelle famiglie che hanno bisogno sempre di un appoggio, forse anche un sostegno spirituale, morale, ma in questo periodo anche si è visto molto cosa vuol dire la carità. Carità che attraverso diversi gruppi, associazioni, movimenti hanno potuto far vedere sul vivo cosa vuol dire essere vicino agli anziani, ai poveri, a quelli che soffrono e anche quelli che hanno dovuto un po' soffrire di più a causa della malattia che ha colpito le loro famiglie. Tramite questi organismi diocesani, ma anche in modo molto, con tanta spontaneità, ci sono tanti uomini, tante donne che aiutano, intervengono su questo piano della carità. Sua Eccellenza nos dice che como laicos, a todos, que como laicos la oración es muy importante, hecha en casa, porque da la fuerza, da el alimento y anima a la caridad. Y esta caridad, Su Eccellenza dice que se ha intensificado con los mecanismos de la iglesia, que son la caritas y otras formas, pero también mucha gente a nivel personal se acercó más a la caridad con el hermano, ayudando físicamente con víveres, pero también al enfermo. Ha sido una cercanía muy linda de los mismos laicos a los enfermos, con mucha naturalidad y con mucha belleza, ¿no? Espiritual. Y eso creo que es la forma de que el laico tiene que ser un Cristo vivo, ¿no? Un Cristo vivo. Gracias, Excelencia. Gracias. Lupita, si tiene Lupita, vive en Texas, la presidenta de la Fundación. Sí. Pues muchas felicidades por su cumpleaños. Y pues yo quisiera preguntar que, pues a lo largo de su vida creo que debe de haber habido cosas más difíciles. ¿Qué es lo que más le ha costado trabajo o lo más difícil que le ha tocado vivir? ¿Cuál es la cosa más difícil que lei ha vissuto nella sua vita? Perché sicuramente come sacerdote e vescovo ha avuto momenti difficili. Qual è stato quel più difficile che lei ha dovuto superare con Dio? Prima di tutto voglio dire grazie per gli auguri espressi per il mio compleanno. Muchísimas gracias por la felicitazione del mio compleanno. Così come sapete, la Romania ha vissuto un tempo di dittatura comunista. Io sono cresciuto in questo periodo e ho dovuto anche vivere i primi anni di sacerdozio durante il regime comunista, che è stato un regime terribile, che ti facevano sempre delle difficoltà, non potendo mettere così in atto ciò che vuol dire tutto il servizio sacerdotale. Certo, si poteva celebrare la messa, ma non potevi parlare niente sull'aspetto sociale, la dottrina sociale della Chiesa, non potevi fare catechismo o diverse attività, quelle che coinvolgono giovani, bambini, ma anche neanche fare questo tipo di organizzazione della vita sociale. Io vivi un momento nel comunismo, es el régimen totalitario comunista que era terrible, era bastante difícil, porque aunque te dejaba celebrar la misa, aunque te dejaba participar,
no te dejaba hacer catequesis con los niños, con los jóvenes, no te dejaban comunicar, hacer reuniones y fiestas de más grande o procesiones. Entonces, fue un momento bastante difícil el momento, el régimen comunista, ¿no? Como sabéis, en 89 cayó el dictador y es como de allí se cambió un poquito, pero hasta el 89, 1989 fue duro. Certo che dopo la caduta del comunismo ha iniziato un nuovo periodo che ci ha chiesto più lavoro. Più lavoro, quel vuol dire anche rinnovare i metodi pastorali o applicare questi metodi in diversi ambienti. Io sono stato più tempo in seminario per la formazione dei futuri sacerdoti, ma nello stesso tempo aiutavo il vescovo come vicario generale e così potevo anche vedere le difficoltà più grandi rispetto alle mie. Vedevo un po' le difficoltà materiali, un po' talvolta l'incomprensione della gente di fronte a questo fenomeno di libertà e di democrazia che talvolta ha fatto così saltare un po' in aria quel modo, queste attese che erano prima di avere una libertà per poter vivere la religione, e questo talvolta ci faceva soffrire perché vedevo come hanno iniziato i problemi per la famiglia, per i giovani, e così dovevamo adattarsi a ciascuna situazione. Il problema ha sido antes también del comunismo, pero después también vinieron otros problemas, porque con la libertad religiosa y también libertinaje, porque la libertad religiosa es buena. Ahora, el libertinaje es la exageración de pensar que todo se puede, pues ha empezado a tener sufrimientos grandes la familia. De hecho, Su Excelencia decía, yo estuve como profesor en el seminario, de hecho él fue mi rector, le agradezco al Señor por tener como rector, como profesor de moral, fue mi profesor de moral, y también como vicario general de la diócesis, y conoció muchos problemas nuevos. Se desarrollaron cosas, decía Su Excelencia, cosas pastorales muy bonitas, nuevas, novedosas, buenas, pero también, como ha dicho, ¿no?, la libertinaje ha destruido mucho la familia, porque después de un régimen totalitario la tendencia es de abrir y abrir y considerar que libertad y pasar de la libertad al libertinaje es una línea muy fina, pero existe y por desgracia pasó. Lupita, ¿tienes otra demanda? Si no, pasamos a Anita. Gracias, padre. Uh-huh. Sí, está bien. Gracias, padre. Bueno, Anita, escuchamos. Un gusto conocerlo, Su Excelencia. Mi primera pregunta es, ¿cuál es el misterio que une al sacerdote con la Virgen María? ¿Cómo vivir siendo representación de ese signo que fue decirle sí al Señor, como María le dijo sí a través del ángel Gabriel? ¿Cuál es la unidad entre el sacerdocio y la Virgen María? Porque la Virgen María ha dicho un sí al Señor, el sacerdote anche ha dovuto dire un sì al Signore, e come l'angelo Gabriele forse ha chiesto a ciascuno di chiedere poi di un sì a Gesù o alla Chiesa per cominciare questo. Sì, ho visto che c'è una bella immagine di dietro che con le braccia aperte vuol dire che la Madonna tende le braccia su tutti noi, e così anche come sacerdoti, vescovi, ma anche laici, siamo sotto la protezione di una madre.
la madre di Dio è sempre madre e ci insegna allora anche affrontare tutte le difficoltà. E quando abbiamo le più grosse difficoltà, sempre pensiamo a quel momento quando lei ha detto sia fatta secondo la tua volontà. Più volte nella vita un sacerdote dice: ecco, Signore, vengo a fare la tua volontà. E ci ispiriamo sempre da questo modello di risposta che ci ha dato la Madonna nel momento dell'Annunciazione. En la vida del sacerdote siempre nos inspiramos de este modelo de la Virgen María que dijo, sí, hágase tu voluntad, la respuesta de la Virgen María muchas veces en el sacerdocio. Y nosotros, como dice su excelencia, como la imagen que tú tienes detrás, allí con la Virgen María, con las manos abiertas, así nos tiene en sus manos. Esta es la relación también del sacerdote. Estamos en las manos de la Virgen María, diciendo cada día también, hágase tu voluntad. Entonces, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y entonces es un paso y un camino. Sí, es muy fácil decir esta, sia fatta secondo la tua volontà in momenti di entusiasmo, però per ogni credente, per ogni fedele, ma anche per ogni sacerdote e vescovo vengono momenti molto difficili. E allora devi ripetere con molta fede e guardare a Maria di avere il coraggio di dire sì, ecco, faccio la tua volontà, sia fatta secondo la tua parola, Signore. E per un sacerdote, per un vescovo ci sono tanti momenti di dolore, di incomprensione, e di scoraggiamento e allora sempre ritorna questo ritornello, sì Signore, ecco, vengo a fare la tua volontà. E in quei momenti forse ciascuno di noi guarda Maria che è un momento molto importante della sua vita ma anche per la salvezza di tutti gli uomini, ha detto un sì di tutto il cuore. Excelencia decía, hágase su voluntad, quiere decir, hacer en mí según tu palabra, quiere decir como sacerdote que nosotros tenemos que también estar cerca de la Virgen y decir, sí, hay momentos difíciles, momentos cuando no te entiende el mundo, la gente, y tiene que estar muy cerca a la Virgen diciendo, aquí como tú dijiste así, hágase en mí según tu palabra, yo también tengo que decir de sí, aunque el mundo no me entienda, aunque la gente no me entienda, aunque la situación es trágica o dolorosa, yo tengo que decir contigo, hágase en mí según tu palabra, no, y continuar, y la Virgen es un modelo de cómo ella continuó además cuando estaba Jesús crucificado o cuando estaba sufriendo, ¿no? Perdona, Excelencia, pues yo he hecho la traducción de la traducción. Sí, se ha capito mejor. Sí. ¿Otra pregunta, Anita? Sí. ¿Cuál fue el llamado que recibiste de Dios para aceptar esta vocación a la que has sido llamado? Qual è stata la chiamata per ricevere questa chiamata? Tu hai detto in italiano? Hai parlato in italiano? Se no. No. Come ha ricevuto il sì? Ha detto il sì al Signore. Come è stata la sua chiamata al sacerdozio propriamente? Quando ha sentito già questo il chiaro che il Signore mi dice che devo iniziare a essere seminarista, sacerdote? Sì, io penso che ciascuno di noi, però anche io, ho dovuto dire più volte nella vita questo sì. C'è stato un primo momento così di entusiasmo quando ho detto con tanta facilità, ecco, vado al seminario, che bella, che bella cosa, che gioia. Però sono iniziate un po' le difficoltà, allora ha detto si va avanti, sì Signore vado avanti. Poi sono arrivati quei momenti quando fai il giuramento e dichiari solennemente di fronte alla Chiesa, al Vescovo, fai il giuramento di fedeltà, è un sì molto sentito perché per dire quel sì ci prepariamo sempre attraverso gli esercizi spirituali.
E poi certo che sempre questo arriviamo in una cima con l'ordinazione sacerdotale, ma anche dopo ci sono tanti momenti di rinnovo di questo sì ogni giorno. Quasi ogni giorno io faccio questo sì, Signore, sia fatta la tua volontà, secondo il modello di madre di Dio. Questa risposta, no, hágase su voluntad, según tu palabra, es un sí progresivo, decía su excelencia. Yo cuando estaba joven, cuando he dicho sí al seminario, es un sí entusiasta, un poco así al principio, pero después tiene que vivir un poquito más fuerte y algunas veces cuesta trabajo, porque son los sí más apretados, más fuertes, cuando tú tienes que decir en el sacerdocio, cuando fui nombrado como obispo, tuve que decir sí, sabiendo bien que la carga de la cruz aumenta, y cuando ahora como arzobispo normal, un sí más, es una crucifixión, me permito yo decir, completar a su excelencia. Es como crucificar un poquito más su vida, ¿no? Entonces, el sí se intensifica como la vida de Jesús, ¿no? Sí, sí, sí. Y la Virgen María, cuando más moría Jesús en la cruz, decía, sí, soy madre de Dios, pero wow, mi hijo muere. Así que es un morir cada día. Sí. Muchas gracias, gracias. Excelencia, Nora. Tiene unas preguntas sobre los proyectos, me parece, de la Fundación de Misión, sobre cómo andan, ¿no? Sí, Su Excelencia. Usted decía hace poco que en el caso de la Iglesia Católica, las iglesias están concentradas en casi todas en Bucarest y que hay muy pocas fuera en otras ciudades. Y para nosotros ha sido algo muy hermoso apoyar la construcción precisamente de una iglesia fuera de Bucarest, en unas poblaciones cercanas, y apoyar también otros proyectos que lleva la arquidiócesis en las zonas rurales. Entonces, nos sentimos muy orgullosos de que podamos apoyarlos y, por supuesto, estaremos siempre ahí pendientes para apoyar todos estos proyectos a los más necesitados en Rumanía. ¿Nos puede contar un poco cómo van y cómo han sido o cómo se están desarrollando estos proyectos? Excelencia, habíamos capito que la mayoría de las parroquias son en Bucarest y noi siamo anche felici come Missione Ruach Foundation di poter aiutare un po' la chiesa di fuori, che è in Megidia, per poter crescere una chiesa anche in una zona dove non c'era una chiesa così grande, e siamo felici di poter fare questa che aumenta un po' le parrocchie. E anche siamo felici che per il progetto sostenibile di Kempulung così possa piano piano crescere. Come avanzano questi due progetti, che siamo interessati che vadano avanti come fondazioni e come missioni? Sì, prima di tutto vorrei dire grazie per questo aiuto, appoggio che la missione RUA dà a questi due progetti. E da quando sono arrivato. Grazie alla missione RUA e alla Fondazione per questi due progetti che stanno llevando adelante. Dal momento che sono arrivato qui come arcivescovo, subito ho saputo di questa vostra iniziativa molto bella di solidarietà cristiana per questi due posti che sono veramente piccole comunità, però che offrono anche un esempio di come l'amore concreto si fa vedere sul posto. Questo aiuto che voi date a due progetti, una chiesa ma anche una iniziativa sociale, agraria. Io quiero dar gracias también porque la primera vez que cuando yo llegué en la en Bucarest, como arzobispo, me dijeron, mira que esta Fundación Misión Ruach ayuda en dos proyectos. Una es de la iglesia, de la comunidad cristiana, que es una cosa muy importante, pero también una parte social, como la Kempulung, es el proyecto agrícola,
que es un ayuda social, porque son dos comunidades muy pequeñas, pero muy necesitadas, y esto es un apoyo muy importante para nosotros. Fino adesso sono arrivato a questo progetto agrario a Campo Lungo e ho potuto vedere ciò che ha fatto il parroco, il presidente della Caritas, e posso dire che è un vero miracolo ciò che fa questa zona tramite questa iniziativa, che offre tanto lavoro, alcuni posti di lavoro per la gente, ma anche contribuisce molto per il sostentamento dei poveri, dei centri sociali, e così io sono stato molto edificato visitando questo centro agrario. Puedo decir que el centro de Campo Lungo, donde está la ferma agrícola, es un milagro lo que el padre Petru Paulet ha hecho allí, porque no se trata solamente de un sistema también agrícola, pero también como ayuda a la gente, como esas personas en dificultad, como él pudo ayudar a tantas necesidades en la zona donde la mayoría son ortodoxos, pero nosotros somos para todos y al final se ayuda y es un milagro, muy lindo, un milagro que Jesús ha hecho a través de este sistema, ¿no?, de caridad. Spero di arrivare anche a questo progetto di Chiesa Nuova, di Megidia. Fino adesso ho parlato tante volte con il parroco, ho mandato anche un specialista per vedere come vanno i lavori. Prossimamente, forse tra 2-3 settimane, arriverò sul posto, ma ho visto delle foto che fanno vedere che i lavori vanno avanti. Certo che è stato questo periodo di pandemia che ha interrotto un po' i lavori, perché difficilmente si poteva lavorare, però immediatamente che è stato possibile riprendere i lavori, si lavora, e spero che in breve tempo avremo così, grosso modo, la Chiesa pronta per le celebrazioni. Il tempo della pandemia non ha potuto avanzare molto la Iglesia in Megidia. Dice Su Excelencia, io personalmente non pude arrivare allí todavía, però voy a llegar in 2-3 settimane, voy a estar allí para ver cómo avanzan. Però hoy he enviado un ingeniero del arzobispado para que pueda ver cómo avanzan los proyectos. He recibido las fotos, he recibido las informaciones y veo que están un buen avance, pero seguramente esto de la pandemia ha ralentado muchísimo el poder llegar al punto de celebrar lo antes posible la misa allí. Pero esto creo que va a avanzar poco a poco. Pensando al vostro aiuto ogni giorno, io prego per voi. E quando Claudio mi dice che la missione, i membri chiedono come vanno i lavori, io sempre dico: Signore, benedici questi nostri amici, questi benefattori che vengono come un angelo custode che ci assiste sempre. Allora, quando il parroco è un po' forse in difficoltà, allora arriva una bella notizia. E io vi sono molto grato, ma vi assicuro la mia preghiera, ma anche di tutti quelli della comunità, che sanno che quella chiesa si alza e viene costruita con l'aiuto del vostro contributo. Io os quiero agradecer de corazón, porque cada vez que me dan noticia, ¿no?, el padre o me dice: mira, estamos intentando ayudar la misión, todo, y yo digo inmediatamente: voy a rezar por vosotros, de verdad, os agradezco de corazón, porque son comunidades tan pequeñas que no tienen fuerza y necesitan tanta necesidad, y simplemente me pongo en oración y por vosotros, para que podáis continuar a trabajar en la misión y las misiones que tenéis también en la familia, todo con alegría, para que podáis ser Cristos vivos en el mundo. Noi siamo sempre così, siamo stati in difficoltà, però sempre Dio ci ha provvisto sempre aiuti, e soprattutto che ci ha
fatto vedere che sono tanti amici generosi, generosità che per noi vuol dire carità cristiana. E così io vi ringrazio di nuovo, voi che siete direttamente coinvolti, ma tutti quelli che appoggiano quest'opera. Io quiero agradecerlo a todos los que ayudáis estos proyectos también, todo lo que está implicado en esto, porque seguramente soy muchísimo, y todas estas formas de que vosotros lo hacéis, ¿no? A través de varias formas, y seguramente yo rezo por vosotros y para que continuáis haciendo con mucha alegría. Excelencia, anche una domanda voglio farle di noi, una delle priorità nostre anche per le anime del purgatorio. E noi prima di tutto le vogliamo ringraziare per aver appoggiato il progetto del diario che stanno adesso sviluppandosi in vari paesi del mondo, e noi vogliamo con questo diario apportare più intenzioni di sante messe per i sacerdoti, perché sappiamo che stanno in una grande difficoltà, perché non si radunano le persone o perché varie ragioni, ma l'amore per le anime del purgatorio è molto molto importante. Lei ci pensa, per esempio, l'importanza questa per le anime del purgatorio, e che importante è per sapere che la missione e la fondazione vuole continuare a aiutare con le anime del purgatorio, le intenzioni delle sante messe. Si può trasmetterci qualcosa su questo punto e animarci? Sì, una sì, cosa sulla sala del purgatorio, perché sì. Silenzio appoggiò il progetto del diario, e che come nos può animare a continuare a che le misas si continui dando per i defunti e per i vivi, e come possiamo appoggiare più la Chiesa, sì, di questa forma. Sì, sì, conosco anche, ho saputo di questo intervento vostro tramite intenzione per il suffragio per le anime del purgatorio. Certo che è un doppio aiuto. Prima di tutto che aiutiamo le anime del purgatorio, perché sappiamo che loro hanno bisogno dei nostri interventi. Il più grande intervento è la celebrazione della messa. Preghiamo per i nostri amici, conoscenti, però sono tanti che ancora, per quelli che non prega ancora nessuno. Allora, tramite queste intenzioni generali o puntuali, noi possiamo aiutare tanta, tanta gente che aspetta la liberazione del purgatorio. Loro sono così in una fase di passaggio, però è un bene per loro. In secondo luogo, certo che chiedendo la preghiera, la celebrazione della messa a diversi sacerdoti, sempre si fa un'elemosina. Certo che si dà un'offerta per la messa, cioè non possiamo paragonare, dire che se diamo una somma di denaro, questo vuole assicurare la salvezza di un'anima. Però c'è un'offerta, una elemosina che va a beneficio di tanti sacerdoti. Noi sempre vediamo sempre quegli sacerdoti che, non avendo stipendi sufficienti per la Santa Messa, ricevono tramite noi da ciò che voi offrite per il suffragio delle anime del purgatorio. Così possiamo dire che è un doppio aiuto: aiutiamo molto, molto, aiutiamo le anime del purgatorio, ma aiutiamo anche i sacerdoti che sono in difficoltà economiche. Es lo de las almas del purgatorio, dice su excelencia, es una doble ayuda. Lo primero, las almas del purgatorio que están en el purgatorio necesitan este sufragio. Lo máximo que podemos dar en esta vida, dice su excelencia, es la Santa Misa. La Santa Misa es la oración más poderosa que se puede ofrecer a un alma que está sufriendo en el purgatorio. Y nosotros lo estamos dando esta posibilidad que ellos puedan subir al cielo, donde allí es la voluntad de Dios. Y aparte de esto, que es lo más importante, es también una ayuda a la realidad de las parroquias o de los párrocos. Especialmente hay párrocos, y que su excelencia dice, lo pasan muy mal
porque tienen ingresos muy pocos. Entonces, él personalmente dice, a estos sacerdotes tenemos que dar un poquito más de intenciones porque así pueden sostenerse, porque es una forma de la caridad de la iglesia. Claro que no, dice su excelencia, esto de la ofrenda no se puede decir que se puede poner una comparación de lo, la grandeza de la misa, es simplemente una ofrenda, pero esta ayuda, que sepáis, también la iglesia real de poder continuar con su servicio para el pueblo de Dios. Y ahora digo un gracias de cuore anche per questo aiuto e grazie perché voi pensate anche a aiutare tanti sacerdoti che hanno bisogno di un piccolo aiuto economico, però celebrano le messe per quelle anime che hanno bisogno. E questa solidarietà è meravigliosa. Siamo qui in Romania, siete voi in America Latina o in America Centrale o una, negli Stati Uniti, però sempre facciamo questo così comunione di preghiera e così siamo sempre uniti anche intorno a quelle anime che hanno bisogno del vostro aiuto. E forse un giorno ci incontreremo in cielo e allora avremo la gioia di vedere chi ha pregato, chi ha celebrato per me, chi mi ha aiutato di più. Muy lindo lo que dice su excelencia, dice que no importa que las oraciones, las misas vienen, pueden venir de Sudamérica, de Centroamérica, de Norteamérica, de Europa, y se están celebrando, por ejemplo, en nuestro país. Pero es bonito que en esta comunión de la iglesia, un día en el cielo nos vamos a ver y diciendo, tú de Sudamérica has pedido y me has y tú, sacerdote de Rumanía o de otro, tú rezaste por mí para que mi alma vaya al cielo. Al final somos todo comunión, dice su excelencia, somos toda una familia. Entonces, en esta comunión entre el cielo, la tierra, el purgatorio, caminando hacia el cielo, iglesia militante y purgante, pues todos somos una familia, una comunión. Y es bonito que me quedo con esta frase también de, siendo bueno, en un cielo va a decir, tú desde aquel país me ayudaste y tú de aquel país me celebraste. Y entonces al final somos, ¿dónde? Todos en el cielo. Grazie mille, eccellenza. Si ci vuole dare una benedizione a tutti noi che siamo qua nella festa dell'Assunzione, nella festa del suo compleanno, sì. Ci può dare questa benedizione a tutta la missione, e tutte le persone che questa sera stanno collegate con noi in questa festa così importante della Madre Vergine Maria, la Vergine che ha detto sempre sì della Divina Volontà, e la festa della Divina Volontà. Sì, volentieri, e vi faccio auguri per il vostro servizio, per il vostro lavoro. E questo anche impegno nella missione Eroa, e vi auguro che siate sempre molto gioiosi, che potete fare tanto bene, e sono sicuro che la Madonna vi protegga sempre, vi aiuti sempre in questo lavoro molto molto importante per la, diciamo, la comunione che deve esistere tra tutti i cristiani, fedeli, ortodossi, cattolici, protestanti, però noi facciamo sempre il nostro dovere di essere figli di Dio. E auguri per il vostro servizio, per il vostro ministero. Adesso vi do la benedizione per tutti quelli che, come diceva il padre Claudio, ci hanno seguito questa sera, ma anche quelli che sono forse un po' lontani e non sono stati in collegamento con noi. E così dico, per intercessione della Beata Maria Vergine, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, e nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Muchísimas gracias, Excelencia. Voy a hacer una traducción de la última fase. Os felicito y os animo que continuéis a ser solidarios y sois misión en este mundo, misión Rúa, misión del Espíritu Santo, para que podáis ser alegría, con alegría, servir con alegría, digo claramente su excelencia, con alegría es
la alegría de Jesús, de la Virgen María, y que os acompañe siempre. Muchísimas gracias, Su Excelencia. Gracias mil, Excelencia, por su tiempo. Adiós.